Ciao a tutti, oggi il video racconterà la preparazione della ricetta del bucchinotto, dolce tipico rufanese e cilentano. Ho messo a bollire le castagne già sgusciate e prima ancora essiccate. Bolliranno fino a che saranno di una consistenza giusta per poter poi passarle in un tritatutto, un passatutto oppure una schiacciapatate. Bene, dopo aver fatto bollire per circa un'ora e mezza le castagne, adesso andiamo a toglierle dal fuoco e versiamo le castagne con l'acqua di bollitura in uno scolapasta, in questa maniera. Spero di non fare danni. Qua. Castagne sono pronte adesso per essere pulite. Andiamo a pulire, toglieremo tutta la pellicina. Dopo aver tolto la pellicina a tutte le castagne, abbiamo ottenuto questo risultato, che è una castagna pulita accuratamente, pronta per essere macinata e resa ancora più sottile fino a diventare una pasta di castagne amalgamata. Queste sono le pellicine che ho tolto nello scolapasta. Ovviamente non c'è rimasto più niente da pulire. Dopo aver schiacciato le castagne nello schiacciapatate, ma anche in un passatutto, come vi dicevo, ho ottenuto questa pasta di castagne molto più fine rispetto alle castagne che vi ho mostrato anche prima e che vi sto mostrando ancora adesso, che hanno una forma e grandezza superiore a quella della castagna che abbiamo passato nello schiacciapatate. Adesso andremo a mescolare questa pasta con altri ingredienti che vi mostro nel prossimo filmato. Gli altri ingredienti di questa ricetta per completare il ripieno dei bucchinotti è un arancio grattugiato. Abbiamo grattugiato la scorza di un arancio, del rum per dolci, va bene anche una marca economica, del miele. Miele quanto basta, un cucchiaio, massimo due, poi dipende insomma dalla quantità di impasto. E poi la Nutella o crema di cioccolato, insomma l'importante è che abbia una consistenza simile a questa. Andremo a mescolare gli ingredienti fino ad ottenere il ripieno dei bucchinotti. Ho mescolato tutti gli ingredienti, il miele, la Nutella, crema di cioccolato, l'arancio. Ovviamente con le castagne triturate, fatte finemente, quasi ad ottenere una farina di castagne. Il risultato, dopo aver mescolato, è questo qua, che costituirà il contenuto dei bucchinotti, che è la parte anche più buona, vi assicuro. C'è un bel profumo, ne approfitto per assaggiarne un po'. Passiamo al prossimo video dove mostrerò come realizzare poi la pasta sfoglia. Il prossimo passo della ricetta è preparare la pasta sfoglia con farina di grano tenero tipo 00, del vino bianco, dello zucchero e due uova che ho già inserito al centro del mucchietto di farina che ho preparato. Ho utilizzato 800 g di farina, mi sono misurato ad occhio, non ci sono delle proporzioni in questa ricetta, sto facendo un po' in maniera speditiva. Adesso andremo a impastare tutti gli ingredienti per realizzare la pasta sfoglia e vedremo il prossimo risultato nel video che seguirà. Dopo aver impastato tutti i contenuti per preparare la pasta sfoglia, ho disteso la pasta ottenendo una sottile sfoglia,
andremo poi a posizionare il ripieno per i buchinotti. Ho altra pasta qui che stenderò poi dopo, così. Questi sono gli scarti della prima lavorazione che poi comunque utilizzerò dopo per fare altra pasta sfoglia. Niente, adesso passiamo al prossimo video e iniziamo a inserire il ripieno sulla pasta sfoglia. Ed ecco qua, questo è il preparato della pasta con il ripieno. Adesso andremo a chiudere con delicatezza i buchinotti e li prepareremo poi per essere poi fritti in una padella con dell'olio. Chiudo e andiamo al prossimo video. Eccoli qua, questi sono già pronti, devono essere solo vanno solo fritti e questi qua sono ancora da separare e preparare. Sbaglia, finisce che sbaglia, ci rimette la moglie. E io per esempio giocavo ai cavalli, e adesso è normale che dormo in cucina. In cucina, devo dormirci in cucina. Dormirci fino a domattina, dormirci pure questa notte, altrimenti sono botte. In cucina, devo dormirci in cucina, dormirci pure domattina, dormirci pure questa notte, altrimenti sono botte. Altrimenti sono botte, altrimenti sono mazzate. Vabbè, le ho prese, però le ho pure date. Dormirci pure questa notte, altrimenti sono
botte, altrimenti sono botte, altrimenti sono mazzate. Vabbè, le ho prese, però le ho pure date. Allora, carissimi amici di Eurofano, ho completato la preparazione dei pucchinotti, eccoli qua, saranno una trentina più o meno, ce ne è rimasto ancora uno sul tavoliere, l'avanzo di pasta è stata veramente poca, ci faremo qualche altra cosa, delle ghiacce, non lo so, e niente, ora passiamo alla fase successiva che andremo a friggere i bucchinotti e dopodiché saranno pronti per essere gustati anche qui a Cervignano del Friuli in provincia di Udine. Facendo friggere un pezzettino di pasta per vedere se l'olio è pronto per ospitare i bucchinotti. Ed ecco i bucchinotti che incominciano a friggere nell'olio, iniziano a prendere vita, iniziano a prendere colore. Li toglieremo dall'olio appena l'hanno raggiunto un colore dorato, molto dorato, e niente, poi li lasceremo raffreddare su un panno, insomma, oppure nella carta casa per cucina, in modo che l'olio va via e non mangiamo olio ma mangiamo i bucchinotti. Meglio stare bene, meglio stare buoni, meglio stare tondi invece di graffiarsi lentamente, moralmente, poi trovarsi sempre qui. Meglio stare in piedi, meglio stare nudi, meglio stare sempre su di te, capire che sei stanca umanamente o per alcune ore sono riuscito a completare la ricetta. I bucchinotti sono pronti, eccoli qua, belli grossi, non so, bucchinotti da un solo boccone, qua ce ne vogliono tre e forse per qualcuno anche quattro, ma vedremo poi dopo quando faremo la prova. Con la pasta che mi era avanzata ho preparato degli struffoli che poi dopo ricoprirò di miele. Bene, adesso passiamo alla prossima prova, che è quello dell'assaggio. Ok, eccomi qua per la prova dell'assaggio, vediamo il bucchinotto se si riesce a mangiare con un solo boccone, io ci proverò, ma dubito, è bello grande, ne ho fatti belli grossi, eh.
Troppo buoni. Non ce l'ho fatta con un solo boccone. Questi sono due bucchinotti, non uno. Ciao a tutti e saluti amici di Gerardo Frano.